Solo un episodio dopo l'idea che Umbrella Academy non stava più suscitando abbastanza drammi familiari in questa stagione, ecco che la serie torna a fare ciò che sa fare meglio: fomentare il dramma familiare. Umbrella Academy ha sempre saputo fare ottimi montaggi rapidi. In questo caso ritrae Sissy e Harlan che si spostano ogni volta che i poteri del ragazzo causano problemi. È anche un bel parallelo con la chiusura inquietante che descrive le morti improvvise e sanguinose di ciascuna delle madri naturali degli Umbrella Boys. Kugelblitz, il miglior episodio della terza stagione finora, prende le storie introdotte nei primi tre episodi e le ingrandisce. Riprende dal cliffhanger alla fine de I poteri di Pocket, quando Harlan si presenta e uccide due membri della Sparrow Academy in una esplosione devastante. Questa drammatica escalation nella schermaglia Umbrella contro Sparrow porta tutti a fare delle scelte difficili, in fretta. Victor è comprensibilmente più preoccupato di proteggere Harlan. Luther è comprensibilmente più preoccupato per la sua relazione con Sloane. Diego è comprensibilmente sorpreso e commosso quando suo figlio, dal comportamento ribelle, cerca conforto da suo padre. E Klaus è tipicamente un po' confuso dall'intera faccenda. Ma non c'è molto tempo prima che gli Umbrella Boys abbiano bisogno di mettere in piedi un piano per interrogare Sloane, il loro ostaggio. Ed è qui che iniziano a formarsi le prime vere crepe di questa stagione. Diego e Allison sono assetati di sangue, il primo perché è una sua indole, la seconda perché questo futuro alternativo l'ha spinta su un sentiero particolarmente cupo. È possibile che ci sia anche una gelosia latente per la sua quasi storia d'amore con Luther. I superpoteri di Allison possono essere i più inquietanti della serie, e il modo in cui ha trattato Sloane lo conferma, mentre si fa strada nel suo cervello e scoprire altro sugli Sparrow. Allison si guarda allo specchio e cerca di far credere a se stessa di essere felice, un altro tragico esempio del suo tentativo di usare i suoi superpoteri come scorciatoia per aggirare le reali difficoltà della vita. Il comportamento di Allison è sufficiente per allarmare sia Luther che Victor e gettare le basi per un legame insolito con Diego, che raramente traccia linee morali quando si tratta dei suoi avversari. Quando gli Umbrella Boys si separano di nuovo, il resto dell'episodio è abilmente diviso tra una serie di sottotrame. La prima si trova in un parcheggio buio. Diego porta Allison in un bar con la bandiera confederata, offrendole la possibilità di sfogarsi picchiando alcuni razzisti. Allo stesso tempo, Victor e Harlan parlano del tempo che è passato, giorni per Victor, decenni per Harlan, in una parte più tranquilla dell'hotel. La loro conversazione porta all'orribile rivelazione che, a causa dei suoi poteri incontrollabili, Harlan è inavvertitamente responsabile delle morti delle madri degli Umbrella Boys. Come Luther, Victor potrebbe presto dover scegliere tra qualcuno che ama e qualcuno contro cui la sua famiglia ha ottime ragioni per ribellarsi. Nel frattempo, Klaus e Stan irrompono in un luogo misterioso chiamato Suite del Bufalo Bianco, dove scoprono una stanza che ha bizzarre somiglianze con l'opera d'arte nella camera da letto di Reginald Hargreaves alla Sparrow Academy. Stan spara anche accidentalmente a Klaus con una balestra e, a quanto pare, lo uccide. E infine, in un luogo e in un tempo diversi, Cinque e Layla entrano nell'edificio ormai congelato della commissione e seguono degli indizi fino a un bunker che esiste del tutto fuori dal tempo. Lì Cinque e Layla incontrano un uomo molto anziano in una camera criogenica che si scopre essere un Cinque molto vecchio. Questi avverte il suo io più giovane di un Kugelblitz, un tipo di buco nero che alla fine crescerà fino a consumare l'universo, provocando l'Oblivion, l'oblio. Quel Kugelblitz sembra essere nel seminterrato della Sparrow Academy. Poi il 5 più vecchio esala il suo ultimo respiro per mormorare uno strano avvertimento che va contro ogni istinto che abbiamo visto avere da 5 nel corso della serie. Qualunque cosa tu faccia, non salvare il mondo. Al vecchio 5 manca un braccio, quindi è probabile che vedremo il suo io più giovane perderlo, prima o poi. Per sua stessa testimonianza, il Ben di questa linea temporale era originariamente il numero 1, ma alla fine è stato declassato al numero 2 e sostituito da Marcus. Forse è per questo che in questa sequenza temporale è così stronzo.